Care amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune riflessioni dopo una settimana di Olimpiadi. Ho il naso tutto ormai pelato a causa della forte abbronzatura e della scarsa protezione. Ma veniamo a noi. Alcune riflessioni dopo una settimana di Olimpiadi. Partiamo dal medagliere. Il medagliere, parzialissimo, però ci racconta che cosa? Ci racconta che le nazioni che primeggiano alle Olimpiadi sono tendenzialmente le nazioni più ricche. Le Olimpiadi presentano tantissimi sport, tantissime discipline e alla fine la ricchezza, gli allenatori, le infrastrutture, i programmi scolastici contano, no? Le costruzioni politiche delle attività sportive, mezzi, ripeto, infrastrutture, investimenti culturali anche, no? Strutture, allenatori, conta tantissimo il PIL, la ricchezza. Infatti quasi tutti sono paesi del G8 o del G20. Sono un po' arretrate per quanto riguarda, e lo rimarranno, il medagliere, il Brasile e l'India, che sono potenze anche economiche, però Cina, Stati Uniti, Francia, Giappone, Corea del Sud, Canada, la stessa Italia, poi la Germania, l'Australia, sono tutte comunque potenze anche economiche. Dunque si conferma una relazione diretta tra PIL, ricchezza, tra potenza economica e potenza, e l'essere potenza sportiva. Seconda riflessione. La seconda riflessione riguarda il fatto che le Olimpiadi sono sempre state un avvenimento politico. Politico lo erano già nell'antica Grecia, erano politiche le Olimpiadi nell'antica Grecia. Politiche perché? Ma perché da chi organizza, chi gareggia, la dimensione politica è evidente. Ma la stessa manifestazione in sé ha una dimensione politica. Perché? Perché i paesi organizzatori vogliono mostrare la propria forza, la propria efficacia, la propria efficienza, la propria grandezza. Dunque i paesi organizzatori mostrano la loro forza, i loro muscoli, vogliono dimostrare di essere stati in grado di organizzare un mega evento, e questa è una dimensione politica. I governi gonfiano il petto, i governi dei paesi organizzatori, così come i governi dei paesi che ottengono risultati, medaglie sportive. I governi vogliono un po' impossessarsene, come dire: ecco l'Italia, la forza dell'Italia, l'Italia dell'atletica, speriamo, l'Italia della pallavolo, c'è cioè l'Italia, no, della scherma. Cioè i governi cercano di un po' intestarsi il patrimonio sportivo, dicendo c'è una forza italiana, francese, tedesca, statunitense, di investimenti, di cultura, c'è un'Italia forte, c'è un'Italia vincente. Dunque tutti i governi cercano di utilizzare politicamente le Olimpiadi. Ripeto, avveniva già nell'antica Grecia, dove le varie fazioni, i vari competitori, i vari atleti venivano poi pagati da mecenati, sponsorizzati, diventano poi delle star, utilizzate anche, ripeto, dai governi delle città per farsi belli, per mostrare appunto, no, forza, splendore, ed erano delle star, gli stessi atleti nel mondo greco, ricercate. Non c'erano gli sponsor, ma c'erano dei mecenati, certamente. Dunque è sempre stato così. Ricordiamoci poi le Olimpiadi moderne, no? Pensiamo alle Olimpiadi organizzate, quelle più evidenti, della Germania nazista a Berlino nel 1936, ricordiamoci quelle di Mosca dell'80, di Los Angeles nell'84, ma quelle di Seul dell'88. Dunque dalla Corea del Sud, anche in antagonismo alla Corea del Nord, oppure, no, ricordiamoci pure le Olimpiadi cinesi, no? La dimensione politica, la grande Cina che si affaccia nel mondo moderno da super grande potenza, e così tutte le Olimpiadi politiche
poi che c'è l'esclusione della Russia e altre volte l'esclusione di altri paesi, cioè c'è sempre una dimensione politica in cui, ripeto, il risultato sportivo viene poi anche piegato ai governi. Terza riflessione, torno un po' indietro, riguarda la cerimonia d'apertura. La Francia ha provato a mostrare la propria grandeur, ha cercato di fare una manifestazione di apertura originale sulla Senna, questa Senna inquinatissima. Anche i francesi a volte, no, si autocelebrano più di quello che sono, ma è anche la forza. La Francia non è uno stato come gli altri, la più antica monarchia d'Europa, la grande potenza, Parigi è al centro della politica europea per centinaia di anni, dunque per secoli, laboratorio politico, è la Francia da Carlo Magno, non era ancora Francia, ma ci siamo capiti, a Napoleone, è la Francia della Rivoluzione francese, dell'Illuminismo, è la Francia la Terza Repubblica, è la Francia fondatrice dell'Unione Europea, è la Francia di De Gaulle, è la Francia appunto di Mitterrand, dei presidenti della Repubblica, è la Francia del colonialismo, della potenza che domina l'Africa, è la Francia che gonfia il petto, l'ha gonfiato con la sua tradizione, con la sua cultura, con la sua anche grande ricchezza, ripeto, culturale, perché la Francia è tanto. E noi da italiani non apprezzo molto la cerimonia d'apertura, forse perché un po' per invidia, e poi perché è stata letta da alcuni italiani, soprattutto più di destra, conservatori. Io non sono impazzito per la cerimonia d'apertura, però non per i motivi per cui non è piaciuta probabilmente ad altri, conservatori, ultracattolici, che hanno visto cose che secondo me non c'erano, cioè un'offesa al cristianesimo, c'era molta laicità, c'era un ritorno forse allo spirito dionisiaco, al mondo greco, al mondo sicuramente laico, razionale. È stata sicuramente una festa anche in nome dell'essere inclusivi, il tentativo anche di superare tanti scheletri nell'armadio che hanno i francesi, ma non una offesa appunto alla cultura occidentale, anche perché la Francia ne è un po' l'emblema, o un'offesa appunto alla cristianità. La Francia è stata la monarchia più alleata del cristianesimo, ma poi ha prodotto anche una scissione molto forte da quel mondo, una rottura, diciamo, con la Rivoluzione francese, che è l'inizio della grande laicità della politica, e ognuno nelle proprie anche inaugurazioni mette un po' il suo percorso, no? Lo hanno fatto i cinesi, lo hanno fatto i brasiliani, l'hanno fatto gli americani, lo rifaranno a breve gli americani. Mostri un po' quello che è la tua cultura. E noi italiani forse non l'abbiamo apprezzato tanto, un po' per gelosia, o forse perché veramente sono stati un po' degli spacconi. Quarta riflessione: beh, noi in Italia ormai siamo divisi su tutto, ci sta, no? Siamo divisi sui nomi dell'aeroporto, divisi sui nomi da dare agli stadi, divisissimi in politica. Dunque sta tornando la divisione politica, che alcuni pensavano essere morta e sepolta, divisi sull'Ucraina, divisi sulla Palestina, divisi su tante cose. E siamo divisissimi nel leggere ormai ogni avvenimento. Il caso della pugile della boxeuse Carini rispetto a Imane Khalif è evidente, evidente. Io mi sono riletto ancora oggi le dichiarazioni appunto della Russa, di Meloni, di Salvini, della Santanchè, dei giornali, di Libero, cose totalmente inventate: combattere contro un uomo, combattere contro un transessuale, e poi la Carini che di fatto si ritira dopo un pugno. Forse troppo la tensione, non voglio giudicarlo, forse troppo anche la paura, è un sentimento umano, però ripeto, si chiama sport pugilato, e si danno i pugni, si prendono le botte. Però la riflessione su questo punto non è questa, ho già fatto un video sulla questione. E che è diviso su tutto, cioè eroina o una buffona, nuova idola della destra. Ci sono stati post di Fratelli d'Italia, ma di Casa Pound, della Fiamma Tricolore, di Forza Nuova, cioè tutti hanno elevato, no, alla Carini al simbolo dell'italianità, della forza, del coraggio. Tra l'altro mi spiace dirlo, non ho mostrato
né forza né coraggio, secondo me. E anche perché, andate a leggere veramente, conosceva già la pugile algerina, avevano fatto degli stage insieme. La pugilessa algerina, la pugile, usiamo il termine corretto, è figlia di un operaio, arriva dal sottoproletariato, addirittura una storia di marginalità. C'è una storia molto bella questa pugile, perché ha cercato attraverso la box di riscattare se stessa. Ha questa anomalia, ma noi fisicamente non siamo uguali. Se le regole del CIO sono, l'hanno ammessa, così come l'hanno ammessa in molti campionati mondiali di box, in molti campionati anche dilettantisti, e solo una volta è stata esclusa dalla federazione della box, che però non ha saputo internazionale, ha saputo argomentare il perché. C'è stato anche uno scandalo, si pensa che la Russia, che all'epoca la dirigeva, la Russia volesse favorire la Cina, cioè ci sono molte zone d'ombra. Fatto sta che lei ha partecipato, ma non perché privilegiata, ma una storia di stenti, patimenti, di sacrifici, di allenamenti, come tanti altri atleti, intendiamoci, e perché le regole lo permettevano. Invece insulti su insulti, e nello sport non si è normali, tutti uguali, no? Ci sono delle regole, se rispetti quei canoni, punto. Abbiamo visto questa edizione del basket, l'atleta francese che 2,25 m rispetto a un cestista giapponese di 1,70 m. Sembrano appartenere a due mondi diversi, forse appartengono, ma le regole del basket prevedono che uno possa partecipare anche se non è 2 metri, e uno può partecipare se è 2,25 m. Se il livello di testosterone era ammissibile, lei era lì non perché una privilegiata, non perché un'abusiva, ma era lì perché ha rispettato le regole e si è allenata. E anche su questo noi abbiamo avuto un punto di contatto, noi italiani siamo divisi tra eroina, appunto, e invece chi sostiene che sia una buffona, tra destra, sinistra. Non riusciamo a trovare un punto di sintesi, perché non siamo più capaci neanche a dialogare. Ci sono delle cose chiare anche in questa vicenda: non è un uomo, punto, non è transessuale, punto, ha rispettato i parametri del CIO, punto. Queste sono cose inequivocabili, e i corpi non sono tutti uguali nello sport, punto. Funziona così, va bene. Phelps aveva un'apertura, no, tra le due braccia di oltre 2 metri, 2,03 m. Ok, aveva un sistema respiratorio che produceva meno anidride carbonica, e dunque era avvantaggiato nel recuperare tra una gara e l'altra. E se rispettava le regole ha potuto vincere tutte quelle medaglie. Non ha combattuto contro un uomo, una donna picchiata da un uomo, veramente una serie di cretinate. Dunque divisissimi anche su questa cosa. Ultima riflessione, non è da poco, ho letto che anche in questo caso Parigi, solo Barcellona e Londra hanno contenuto un po' le spese. Anche Parigi ovviamente porterà con sé un livello di spese elevatissimo, il budget è stato ampiamente sforato, e dunque ci sono delle ripercussioni economiche poi da monitorare, da vedere. Cioè è un indebitamento. Questi grandi eventi sono dei grandi eventi che uno pensa che nell'immediato, no, portino, ed è vero, portino crescita economica, c'è un indotto, ma poi lasciano debito pubblico, lasciano comunque dei debiti, lasciano dei disavanzi. E questi disavanzi poi spesso vengono pagati da tutta la collettività, da tutta la comunità. Dunque, sul tema dei grandi eventi, no, io invito sempre a guardare anche nel medio-lungo periodo. Sono poche le nazioni che hanno usato le Olimpiadi come volano. Sicuramente Barcellona 92, sicuramente Londra 2012, ma i costi la Grecia li ha pagati in maniera molto molto cara, va bene, ma molto cara. La stessa Australia, costi lasciati, lo stesso Brasile, le Olimpiadi di Torino 2006 hanno lasciato gli invernali un buco molto grande, per questo quelli invernali non hanno tra l'altro quasi più delle città che concorrono, ma sono molto poche, perché spese tante, incassi tra l'altro molto bassi, anche perché poi sono viste molto molto di meno le Olimpiadi invernali, dunque ci sono anche meno sponsor. Dunque monitorare sempre la questione delle spese. E queste sono le prime riflessioni dopo una settimana. Ci aggiorniamo come sempre. Se piacere, iscrivetevi al canale, come dicono, attivate la campanella, e se avete piacere sostenete tutti i progetti di Barba Sofia. Buonanotte o buongiorno.